cerchio senza fine sia d'ora in poi il simbolo. Accidenti, aspetta, ormai che ce l'avevamo quasi fatta. Amen. Amen. Se qualcuno dei presenti ha qualche motivo per impedire che queste due persone siano unite nel sacro vincolo del matrimonio, che parli adesso o che taccia per sempre. Io conosco una buona ragione. Signore, signore, si fermi. La cerimonia privata non può entrare. Eddie Burns è arrivato. Che cosa c'è, Eddie? Niente, cosa? Non datele passare, lasciatelo parlare, quest'uomo facendo come mio padre. Vado avanti, la prego, non è vero. Annie Dutton non può più sposare Alan Spaulding. Perché l'uomo che vedete qui è suo marito. Reverendo, la prego, per favore, finisca la cerimonia, ci sposi subito, per favore. Santo cielo, a questo punto non vedo come potrei. Quella donna mente, mi odia a morte, farebbe qualsiasi cosa per ostacolare. No, Annie, è la sacrosanta verità, e tu lo sai. Ascolta quest'uomo, è il marito di Annie, e lei sta cercando di imbrogliarti proprio come ha fatto con lui. Annie, dimmi che niente di tutto questo è vero. Non ho mai visto quell'uomo prima d'ora, te lo posso assicurare. Questa è un'altra bugia, Annie. Non puoi continuare a mentire. Ah, sono felice. Ero terrorizzata all'idea di non poter dimostrare quello che mi aveva detto. Ma la dichiarazione che ho firmato? È stata bruciata. Ho provato a telefonarle, ma non sono riuscita a rintracciarla. Beh, stavo venendo qui. Tutto benissimo. Senta, non ha nient'altro per dimostrare che quello che mi ha raccontato. Portate quella donna fuori di qui. Si oppone resistenza, arrestate. Forza, signora, andiamo. Ehi, no, non si permetta di metterle le mani. Alan, anche se mi fai via, non cambierà proprio niente. Se non altro mi sbarazzerò di una donna maligna e vendicativa. Non lo capisci. Anche se queste nozze verranno celebrate, non conteranno niente. E non faranno che aggiungere un altro reato, quello di bigamia, al curriculum di Annie, che ha già fatto. Falla buttare fuori di qui. Ascolta quest'uomo, senti che cosa. No, arriva, lui non ascolterà un bel in fondo, che cos'hai da fare? Ti prego, falla cacciare di qui. Qualcuno faccia qualcosa per favore. Quella donna è mia moglie. E se volete ne ho anche la prova. Ecco, questa è la nostra licenza di matrimonio. Controllate. Calma, signore, calma. E sappiate che non abbiamo mai divorziato. Perché vuoi infierire su di me? Mi hai spezzato il cuore. Vado. Mi hai fatto credere che eri morta. Come ho fatto a essere così stupido da amarti? Partecipare al nostro lavoro. Quella signora ha ragione. Non le permetta di farle quello che ha fatto a me. Non c'è altra spiegazione, anche quest'uomo è un impostore. Mi stai rinnegando? Non azzardarti a rivolgermi la parola, brutto schifoso. Come fai a rinnegarmi dopo tutto quello che c'è stato fra noi? Quanto l'hai pagato, Riva? Non conosco la cifra, ma ti sta rendendo un ottimo servizio. Non mi ha dato neanche mezzo centesimo. Sto rovinando il giorno più felice della mia vita. Usi ancora quella frase. Zitto! Non voglio più sentire una sola parola uscire l'hai dalla detto tua detto anche quando ci siamo sposati, Eddie. Questo è il giorno più felice della mia vita. Non voglio più essere costretto. Quanti giorni più felici della tua vita hai avuto? Finora ne ho contati 3, ce ne sono stati altri. Sta zitto. Ti ricordi la nostra prima notte di nozze nella mia barca? Dicevi che io ti conoscevo meglio di chiunque altro. Di chiunque altro. E che ti amavo come nessun altro ti aveva mai amato in tutta la tua vita. Ti suona familiare, Alan? Ha detto la stessa cosa a te esattamente 5 minuti fa. Evidentemente ha sentito quello che ho detto, semplice. Non ero nemmeno in questa sala 5 minuti fa. Alan, è tutta una messa in scena, non te ne rendi conto? Riva ha reclutato un povero relitto umano, un balordo che aveva bisogno di qualche soldo e l'ha fatto venire qui per rovinarci questo giorno. Questo povero relitto umano ha dovuto mentire per te, Annie. Io ho rubato per te, sono stato rinchiuso in carcere per te, perché ero convinto che fossi morta. E dire invece che ti amavo tantissimo. Vorrei sapere quante di queste calunnie e bugie. Ero a marcire nella cella di una prigione quando mi hanno detto che eri morta. E mi sono sentito in colpa, tormentato dal rimorso. E invece la tua è stata una messa in scena, fin dal primo giorno. Signore e signori, amici, mi scuso con voi. Ma ovviamente, date le circostanze, la cerimonia deve essere annullata. Alan. Per il momento, almeno. Alan. Annie. Non farlo, per favore,
Stai zitta, non permettere a Riva di privarci anche della nostra dignità. Voglio ringraziarvi tutti per essere venuti. Ovviamente siete i benvenuti al buffet e al bar. Cosa incredibile. Vi porgo di nuovo le mie scuse.